Salve, come ragazzi, come commentare questa gara col Matera? Non per fare del solito vettimismo, ma la situazione, quella dell'Agras, la conosciamo tutti a livello societario, ma che stiamo battendo tutti i record di rigore contro, addirittura due nella stessa partita, entrambe discutibili, fa riflettere purtroppo sul fatto di giocare lontano dallo stadio Seneto, nel silenzio del De Simone, tranne alcuni amici irriducibili che hanno assistito alla gara. Purtroppo paghiamo anche questo, il fatto di non essere tutelati, gli arbitri ci vedono relegati in fondo alla classifica, non gli sembra vero, devi fare fenomeni contro di noi. La squadra, per carità, non è la più forte del girone, però vorrei sfidare chiunque a subire costantemente rigori inesistenti quando quelli a favore ci vengono spesso negati. Peccato, questi 3 punti ci avrebbero fatto comodo per il morale, i ragazzi credo che se lo fossero meritati, anche per se il Matera è. Nonostante la defezione sia un'ottima squadra, nel primo tempo per lungo periodo ha dominato la gara. Però ti dico, è amaro constatare che invece di essere aiutati e deboli spesso vengono sempre condannati dalle decisioni arbitrali. Non è così anche nelle massime serie, figuriamoci noi che purtroppo stiamo facendo un campionato particolare. Però chissà che anche questo punticino poi alla fine non faccia morale, non faccia classifica e che ci permetta quantomeno di poter raggiungere playout sperando in una salvezza che avrebbe veramente del miracoloso. Voglio essere ottimista, così come invitano alcuni amici a essere più allegri, più sorridenti nei commenti, ma come ripeto spesso, purtroppo siamo sempre a commentare fatti tristi, fatti dolorosi della nostra agra, se c'è poco da stare allegri sia per le vicende societarie sia per la classifica attuale. Però dico, vogliamo anche essere ottimisti, che il 2018 ci riserve quelle gioie che il 2017, tranne rare occasioni, ci ha regalato. Arrivederci alla prossima gara e ai prossimi commenti, tranne sviluppi clamorosi, societari. Buone feste e buon Natale a tutti. Forza Agragas, forza ragazzi.